cerco di andare a riposo quando mi alzo il lì, perché non la capisco. Non mi interessa, e la mia amica qua lo sa. E qua tra l'altro c'era qualcosa che mi legava a ognuno dei presenti. Con te lo sai? Oh, lui pure, scusa, di Aime ovviamente, con io ci siamo visti l'anno scorso in carcere, insomma, quindi una delle, poi Betty mi ha chiesto che è sarda, per adesso che la paradici pure è sarda, lo sai che stasi, sono una lobby, sai quindi, che io, sai che tu, e se ne parla di te un po' in Sardegna, sì, sì. E quindi, no, posso dire, non è mio. Posso dire un caso, volevo dire una cosa riguardo i pruriti sessuali. Sì, ma questa cosa volevo dire. No, invece è una cosa importante, perché avendo qua i Hive, secondo me, hanno fatto tante sigle, non cantavano loro, vero? Non cantavate voi una volta. È vero? Però sì, sì. Non cantavate voi no. Però il telefilm lo registrava una pomeria, no? E già perde un po' di magia. questo mondo a Brugheri. Di più. Non avevano uno studio dedicato a loro, ma a fianco allo studio dove c'era Love Me Dolce Licia, Kiss Me, Parliamo e Cantiamo con Licia, ogni anno cambiava nome. Mi dici Pasquale quale programma registravano a fianco a Love Me Licia, per favore, a Brugheri? Sì, no, una cosa normale, sì. Colpo grosso. Colpo grosso! Perché voi cosa facevate? Infatti molti dei miei colleghi spesso non si trovavano. Rotti volte nel cuore. Non so dove, perché no, non si trovano. 18 Fred of Fred. Esatto! Quindi certo, poi andavate e siete proprio lì. Comunque eravamo 20 anni, 19 anni. Quindi, intanto trovare la palla che si muove tra le tette del cincinnato. Ah vabbè, era una lotta di colore. Certo. Giallo e... Ma Andrea, dov'è Andrea? Andrea comunque adesso è un pezzo di giovane, sì, anche lui molto alto, bello robusto, si è laureato mi sembra l'anno scorso, di La Monza. Sì, c'è 40 anni. Ascolta, allora ragioniamo su questo fatto. Vi state divertendo? No, perché fondamentalmente la motivazione per la quale noi facciamo questi dibattiti, incontri, bla bla bla, è quella di dare un pochettino di spazio anche a voi, non solamente ai telefilm, agli schermi bellissimi dell'Apollo e a quello che di anteprima loro vi possono dare. Però quindi la nostra idea è quella ogni anno di inventarci delle motivazioni per incontrarvi di persona. Tutti quanti venite da Milano o anche da altre parti d'Italia? Sicilia. Poi? Marche. Bergamo. Venezia. Venezia. Roma. No, perché spesso e volentieri abbiamo questa domanda alla faccia, perché puntualmente si scopre che veramente arrivano da un po' dovunque in Italia. Allora, invece, non ho chiesto niente a loro, ai behind, però mi sembra giusto chiederlo, e cioè, naturalmente... Ecco, e proprio questa è la domanda, cioè da di dentro, giovani, e quindi comunque l'età dei fruitori dei vostri telefilm, vi danno la condizione di poterli interpretare, siete in questa realtà, anzi eravate, nella realtà del Mediaset di allora, che era un'altra Mediaset rispetto adesso, e toccate con mano un successo così grosso, come è stata una botta che poteva anche cambiarvi la vita, nel senso che potevate anche... montarvi la testa, la cosa che forse in qualche caso è successa, no? Cioè, come è stata questa cosa? La verità è che io, a parte che non volevo neanche cantare, perché quando fece questo provino il produttore mi disse che la lavorazione è periodo estivo, e io da un napoletano dissi io che agosto me ne vado in vacanza, veramente, quindi io non pensavo minimamente di poter fare poi quello che ho fatto, quindi proprio una cosa così. Ma a me la cosa veramente che mi emozionava moltissimo è che quando camminavo per strada, mi venivano incontro dei bambini, perché comunque già 2 anni, 3 anni ci guardavano, no?
e mi venivano incontro e mi abbracciavano. Bambini, 2 anni, 3 anni, 4 anni, che stavano con i genitori, mi guardavano, mi venivano incontro e mi abbracciavano. E posso, cioè, con questo ho detto veramente tutto, un'emozione, voglio dire, un bambino di 3 anni, 4 anni, 5 anni che mi abbraccia così, e quindi emozioni, voglio dire, veramente alle stelle. Ragazzi. Ma no, vuol dire che anche qualche bambina di 17, 18. Vabbè, anche un'emozione diversa. Vuol dire, io oggi sono produttore negli Stati Uniti, quindi faccio musica per la televisione, quindi penso il tema sia proprio inerente. Volevo dire che il discorso della sigla, c'è anche un problema che in America hanno anche budget diversi, nel senso che comunque senti le grandi orchestre, senti strumenti veri, purtroppo molte sigle di Canale 5 danno 2 lire e devono fare tutte quei campionati delle celle, quindi comunque anche la qualità nel budget è importante. Certo. Perché un musicista, se si trova 2.000 euro per realizzare una sigla, deve farla in una certa maniera, se avessi 10.000 o 15.000 euro può dare un'orchestra anche con gli archi, eccetera. Quindi è penalizzata in quel senso. Invece diciamo nella parte di Beehive. Beehive, io ho fatto le prime 2 sere appunto la parte di me, poi ho cambiato in un altro telefilm molto amato da Don Tonino, che comunque non aveva un caso, ma di segnalina. E devo dire che comunque il Beehive è una delle cose che quando mi incontrano è rimasto proprio nel cuore, che comunque visto oggi viene classificata come seguito questo nuovo termine trash, molto usato oggi o no. Però devo dire che la miliccia, forse mancano cose così semplici, non violente, non volgari, forse la televisione un po' troppo adesso su questi reality che la gente gode vedere il VIP che soffre, che fa la cacca dietro la panca, che vomita, che mangia, cioè voglio dire, purtroppo la televisione ha preso questa piega, secondo me mancano trasmissioni che erano diciamo genuine come i tempi, che forse viste oggi possono far sorridere, però se noi siamo qua, perché la gente ha chiesto questo riunione di VIA, che sto producendo, dopo 22 anni, vuol dire che comunque non abbiamo fatto del male a nessuno, nel senso, abbiamo lasciato un messaggio positivo. Se ti posso interrompere, non voglio farlo completamente, però se ti posso interrompere dicendoti questa cosa, aggiungo, poi non so cosa ne pensano le persone che sono qui, aggiungo che effettivamente, quando tu dici, sai, c'erano pochi soldi, si facevano singoli con poco budget, eccetera, la realtà è un'altra, secondo me, e vi invito a riflettere su questo. Allora, non era la questione di avere pochi soldi, Berlusconi i soldi li ha sempre avuti, e nei programmi in cui ha creduto e sulle reti li ha sempre messi. Semplicemente non c'era quella cultura della sigla, non c'era l'idea di fare una cosa. Perché devo spendere dei soldi per fare una sigla importante? A meno che non fossero magari dei sigli importanti che arrivavano e che tu traducevi in qualche modo. Per cui bastava, e qui arrivo, poi agli osso, cosa ne pensa perché vedo che è un altro pensiero, bastava un signor Martelli che produceva sigle praticamente a sprombattuto, perché faceva da gingolino di Five in poi ha fatto tutto, e allora uno aveva Martelli e diceva lui devo impegnare la sigla, cioè lui, Martelli fai la sigla, e alle 5 ce l'hai pronta, non lo so, immagino, qui. Sei parli di Martelli adesso, che peraltro... Che proprio questo cognome è, no? No, dico, perché è una Californication, è un'altra cosa. No, Martelli, peraltro, traccia 16, volevo confutare un attimo la cosa del budget. Secondo me è banalmente legata anche alla voglia di fare la creatività, perché la sigla vi faccio sentire adesso, che è di Martelli, è la sigla più famosa, credo, in Italia, fatta praticamente con il piano. Senti? Un po' da rompere. Aspetta, che c'è la che è. Traccia 16! Sì. Casa mia dentro, quindi insomma, Martelli ha fatto questa, tipo la mia mente, basta! Io ho lavorato con Augusto Martelli e lui pretendeva i musicisti veri. Però poi alla fine, io questo gli dicevo, non è una stupidata, alla fine bastava lui. Sì. Martelli a media sentirà bastante. Perché chiedendo una sigla veniva fuori una figata come questa, o veniva fuori il gingolino di Five, non era il pupazzetto di Five, eccetera, che faceva il buon Marco Colombo. Cioè voglio dire, no? Ok, il prezzo è giusto. Ok, il prezzo è giusto, ne ha fatto un casino. Iva, no? 100, 100, 100. Cosa vuoi dire?